Buonasera a tutti. Abbiamo scelto volutamente di non usare i microfoni, convinti del fatto che il silenzio chiama silenzio. Perché di rumore poi ce n'è sempre fin troppo. E quindi questa sera proviamo a fare qualcosa che per essere ascoltato c'è bisogno di fare silenzio. Senti che bene. Mi sentite laggiù in fondo? Perché posso parlare anche più forte, se non mi sentite. Non ci sono problemi. Allora, abbiamo preparato due spettacoli. Il primo ce lo presentano i bambini. Ed è una bella storia. Si intitola Nella pancia del perturbante. Vi dobbiamo chiedere una serie di cortesie. Innanzitutto di non scattare fotografie con il flash, perché lo spettacolo sarà per buona parte al buio, e se nel momento che c'è il buio fate una fotografia si vede tutto, si rovina, e poi la sua bellezza è proprio quando sono al buio con tutte le cose. Insomma, non voglio spiegarvi niente, ma fidatevi. La seconda cortesia è di non alzarvi durante lo spettacolo. Poi tra il primo e il secondo spettacolo magari qualcuno ha, giustamente, insomma, voglio dire, se deve fare, non ci sono problemi. Però il primo dura una mezz'oretta, il secondo dura un po' di più, però comunque abbiamo tentato di stare in delle durate sopportabili, ma del secondo vi parliamo dopo. Per adesso i ragazzi, i bambini e i ragazzi diretti da Marco Brambini vi presentano Nella pancia del perturbante. Thank you.
Aiutino a discernere meglio. Io propongo di urlare tutti insieme, così qualcuno ci sentirà. Ma se urliamo, ci sentirà anche lui. Meglio stare qui in silenzio e aspettare. Ho un'idea, urliamo, ma in silenzio. Così, se abbiamo fortuna, ci sentiranno tutti, meno che lui. Non è un'idea stupida. Al mio tre, urliamo più silenzio che si può. Uno, due, tre! Dite che ci hanno sentito! Solo il tempo ci dà la risposta. Che stupido. Io ho il cellulare, vediamo se prende. Silenzio! Qui prende, chiamo i carabinieri. Giusto, nei momenti di maggior sconforto è dopo rivolgersi con fiducia ai rappresentanti dell'ordine. Buongiorno, vorrei fare una denuncia. Una denuncia, dice? Sì. A carico di chi? Un pifferaio. E dice dove? Nella pancia di una montagna, ma non so dove. Stiamo visualizzando il numero con il quale sta chiamando. Ci assumo ogni responsabilità per la chiamata d'emergenza? Sì. Va bene, grazie, mandiamo subito una pattuglia. Arrivederci. Arrivederci. Sì, 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 sì. Ma come cacchio fa una pattuglia ad arrivare qua? Guardate cosa ho trovato, deve essere il piffero dell'uomo che c'era qui. Ci sono domande? Come si fa a fare domande se non si può fare domande? Mi sembra un paradosso. Ho detto che non si possono fare domande! Non sono mica un'enciclopedia. Allora, ci sono domande? Sentiamo un po'. Pulce, hai per caso una domanda da fare? Così non si sentiranno le urla!
The door opened. Just a and a hand reached out and ordered me to duck. I took me to a strong and drunk banquet where Rimsky and Korsakov they met. On a strong and drunk banquet, Nikunitsky попал под запрет. А стамбулянский крутяков кисмет. А still I miss Карпаты. Само помощь прошу, next. Союзитка is the best. Oh, I miss Карпаты. Sul marciapiede, questo è un passaggio pubblico. Se quando torno sei ancora qui, finisci al fresco. Forse il fresco è meglio del freddo. Dai, che inizia la festa. Guardate, una pezzente. Bambina, tagli, ti devo passare. Non posso, ho le gambe dure dal freddo. Oh, non posso, ho le gambe dure dal freddo. Nonna, perché sono tutti così cattivi con me? Guarda com'è sporca, tagli, ti devo passare. Ragazzine, mi ha dato una pezzetta. Ragazzine, mi ha dato una pezzetta. Nonna, ho tanto freddo. Adesso dormo un po'. Nonna, vieni a prendermi mentre dormo, oppure vengo io da te. Just leave, 'cause your presence still lingers here.
è una bambina povera che dorme. Luce, vieni qui, lasciala dormire. Ma dov'è la sua mamma? Adesso arriverà. E se non ce l'ha, possiamo portarla a casa con noi? Tesoro, non abbiamo più posto. Ci stringiamo un po'. Può dormire con me, il mio letto è grande. Glielo chiediamo, svegliala, ma non spaventarla. Are you really here? Or am I dreaming? I can't tell dreams from truth, for it's been so long since I have seen you. I can hardly remember your face anymore, but when I get really lonely and the distance causes only silence, I think of you smiling with pride in your eyes, a lover that sighs. Cenerentova! Cenerentova, signora! Cenerentova, Cenerentova, siete tutti uguali per me. Quante volte ti ho detto che prima di pulire il pavimento devi rifare il letto alle bambine? Guarda che mani, che schifezza! Cos'è, inchiostro? Sono allergica all'inchiostro! Forza, bella addormentata, stasera io e le bambine usciamo. Quando hai finito, porta fuori la spazzatura e non stare a dividere le carte plastica, che intanto si manda tutto a Napoli. Ho dimenticato qualcosa? Lo sciale, signora. Non toccarla, lo prendo io che mi sto tenendo l'allergia. Bambine? Ho dimenticato qualcosa? Ah sì, lo scialle, dov'è il mio scialle? Voi, Cenerentola! Come sto? Bene, signorina. E io come sto? Bene, signorina. Bene, signorina, bene, signorina, lasciami le scarpe! Signorina. Cenerentola, mamma, fa quello che gli diciamo! Cenerentola, guarda che faccio aspettare il permesso di soggiorno ai tuoi genitori! Lucidale! Cenerentola, hai svuotato la stufa? Mi sta passando l'albero, pulito il pavimento, lucidato il gabinetto e piegato asciugamani? Lo stavo per fare, signorina! E dato lo straccio, pulito i vetri, fatto i letti e portato fuori l'immondizia senza dividere carte plastica che tanto mandiamo tutta Napoli! Lo stavo per fare, signorina! Ecco, non farlo! Accendi un po' di musica, così ci scadiamo un po'. Dai! Work it. Own it. That's right, baby. You've always known it. You can't walk in, baby. Work it. Own it. Look at you. Domani, intesi? Sì, signora. Quando hai finito, lavati. Bambine! Yeah.
anche tu alla festa? E tu chi sei? Una fata. Una fata turchina? Ti sembro turchina? Vuoi andare alla festa, sì o no? Mi piacerebbe, ma ho solo questo vestito. Ma cosa te ne frega del vestito? Non vedi come si vestono oggi tutti? Vai bene così, tieni. Cos'è? Il biglietto d'ingresso, c'è anche la consumazione. Fico, ma come faccio ad arrivare? Vieni con me col motorino. Super fico. C'era un bellissimo castello di carte, lei stava sulla porta. Guarda, ha perso il fazzoletto. Teneva le braccia alzate, aveva un braccio solo, proprio come me. Una ballerina con un braccio solo, racconta un altro. Ti giuro che è vero. Senti, lo so che racconti frottole per sentirti come gli altri, me lo puoi dire. Ti dico che è così. E il castello com'era, col tetto d'ardesia e c'era il laghetto con due cigni bianchi? Sì, ma allora l'hai visto anche tu. No, non l'ho vista. Mi prendi in giro come gli altri. Ma io lo so che è vero, stavo qui a guardarla, quando il bambino mi ha messo sul davanzale, un soffio di vento mi ha fatto cadere in strada, pioveva e un rivolo d'acqua mi ha portato fino a un tombino, sono caduto nelle fogne dove un topo gigante mi voleva mangiare, poi due bambini mi hanno messo su una barchetta di carta che è finta in un ruscello e poi in un lago dove un pescione mi ha inghiottito, fortuna che un pescatore l'ha pescato e la mamma del bambino l'ha comprato al mercato e quando la cuoca l'ha tagliato per poco non mi tagliava anche l'altro braccio. Mi ha visto e mi ha ridato al bambino che mi ha rimesso qua. Se la sfiga fosse una perla, te saresti una collana. E qua c'era il castello con la ballerina, i cigni. Sì. Se continui così resterai da solo. Già sei diverso, piantala di dir bugie. Vado a farmi una nuotata. Dove? Nel lago dei cigni. Tutto vero? Ciao! Cosa ti è successo al braccio? Ho fatto credere a un amico che non l'avevo. Eccolo, anche voi scherzate? No, stavamo giocando, c'era una mina, non si scherza su queste cose. Discendi dunque a notte che tutto rendi cieco sulla terra, a bendar l'occhio chiaro e delicato dell'indulgente giorno, e con mano invisibile e cruenta cancella e strappa in pezzi il gran suggello della natura che mi rende pallido. Già settembre il giorno ed il corvo dirige la sua ala verso il bosco già fumido di brume. Quello che uomo è capace di osare, io oso. Grazie, le faremo sapere. Grazie. Thank you.
cosa parla? Di un bambino che voleva solo giocare. E cosa c'è di male? Sbagliava amicizie. Beh, certo, bisogna stare attenti a chi non si conosce. Certo, e chi non lo fa è un asino. E così Pinocchio fu buttato in mare. Finì nella pancia della balena, che non lo mangiò. Perché Pinocchio riuscì ad uscire dalla sua pancia. Le storie di tutti noi sono iniziate quando siamo usciti da una pancia. Dalla pancia escono anche le emozioni. E se non escono, la pancia brontola. Ci sono pance vuote e pance piene. Pancia in dentro e pancia in fuori. Le storie di solito iniziano con c'era una volta. C'era una volta un pezzo di legno. C'era una volta una città di nome Amelin. E via di cera in cera. Di volta in volta. A volte guardo la TV e sento notizie così tremende che devo metterci davanti c'era una volta. Qualche anno fa ho visto dei bambini prigionieri in una palestra. Dei grandi li tenevano lì. Erano cattivi. Li chiamano terroristi. Mi hanno ricordato il pifferaio magico. Che fa scomparire i bambini nella pancia della montagna. Perché si vendica quei grandi che non l'hanno ascoltato. Ho visto un bambino come me. Al semaforo vendevo fazzoletti. Sembrava la piccola fiammiferaia. Speriamo che la nonna la venga a prendere. Ho sentito che ha affondato un barcone vicino a Lampedusa. Ci sono le balene lì? Forse c'è la balena di Pinocchio. Io ci sono stata in vacanza a Lampedusa. Hai visto le balene? No, si vede l'Africa. E davanti il mare che ci divide. Invece di unirci. A scuola mi prendono in giro. Perché sono piccolo? Allora mi invento che sono più grande. E più forte. In TV ho visto un bambino nero con in mano un fucile. Sembrava il soldatino di piombo. Aveva una gamba sola? No, due. Ma gli mancava un braccio. Lui è sicuramente forte. Con il fucile? No, con un braccio solo. Mia nonna ha la badante russa. Non esce mai, sta sempre con la nonna. Una volta è uscita, ma poi è rientrata. Non è passata la zucca a prenderla. C'era una volta una festa. Aperta a tutti. C'era Pinocchio, la fiammiferaia, il soldatino di piombo, Cenerentola e tutti i bambini del pifferaio magico. Ballavano tutti insieme. E nessuno si sentiva diverso. Nessuno soffriva. Nessuno era un peso. Nessuno. Nessuno. Proprio nessuno.